Buongiorno a tutti, scusate per la luce che arriva da dietro, ma è ora di pranzo, è circa l'una, è l'una e un quarto, e voglio preparare una ricetta con voi, una ricetta proteica che associa le proteine alle verdure, che va bene per chi ha subito interventi bariatrici come il bypass, lo sleeve gastrectomy, ma va bene anche per chi segue la dieta Dukan nella fase proteine più verdure. Ed è ipocalorica, saporita e mi auguro gradevole. E seguiremo insieme tutti i pezzi. Intanto ho acceso il forno a 200 gradi e sopra e sotto ventilato, però diciamo che si può fare pure se non è ventilato. Allora vi mostro gli Abbiamo ingredienti. 4 fettine di arista di maiale magra. Olio extravergine di oliva biologico, aglio in pezzi per chi lo gradisce, origano, crusca d'avena, questa qui è la Dukan, però non è obbligatorio che sia Dukan, dei pomodorini ciliegia, una vaschettina di questa useggetta che si può usare sia nel forno a microonde sia nel forno tradizionale, del sale e dei filetti di alici. Per prima cosa metto un goccio di olio dentro la nostra terrina che ci servirà per impanare le fettine. Quindi una per una impano le fettine nell'olio, giusto per dare quel tocco di sapore in più. Non si attacca perché comunque è fatta per non attaccarsi, però un goccio d'olio d'oliva non fa mai male. A questo punto, dispongo un piccolo strato di crusca d'avena sul fondo della nostra terrina. La chiamo terrina, ma è una teglietta sufficiente a coprire. E vado ad impanare grossolanamente le nostre fettine di arista. Non è una vera e propria impanatura, però ci darà una bella croccantezza. Aggiungiamo un po' di crusca. Scusate le inquadrature, ma non è semplice. Qua ce ne stanno tre. La quarta, quindi la mangeremo separatamente. Ok? Adesso che abbiamo fatto questa operazione, ci puliamo le mani e possiamo salare. Io di solito uso il sale iposodico, adesso in questo momento non ce l'ho, saliamo brevemente, poco perché poi ci si metteranno anche i filetti di alici. Adesso ho lavato i pomodorini e li vado a tagliare a pezzettini. Abbiamo spezzettato i pomodorini, come vedete, e li abbiamo conditi con un cucchiaino d'olio d'oliva, dell'aglio a pezzetti per chi piace, dell'origano e un pizzico di sale. Quindi adesso non facciamo altro che andare a spargere il nostro preparato sopra la carne. In questo modo. Coprendo bene, così il sughetto manterrà bella morbida la carne.
Per terminare, per chi gradisce, ci sono dei filetti di alici sgocciolati. Si possono mettere anche delle olive nere a scelta. Questa è la nostra teglia pronta. Si inforna e buon appetito. Si cuoce 20 minuti e dipende dal tipo di stomaco che avete, possono uscire da quattro porzioni a una. Spero che vi sia piaciuta. Lasciatemi dei commenti. E ci sta bene anche un po' di basilico perché ce l'ha. Io ho il basilico spray, adesso ce lo metto. Ciao.